Come potete vedere, oggi non sono nella mia solita postazione, sono seduto qui sul divano che aspetto un ordine da Burger King. Come mai? Lo scoprirete in questo video. Ciao ragazzi, io sono Branf e in questo canale mi occupo di finanza personale, crescita personale e investimenti. Prima di iniziare con il video vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Poi, se volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like. Adesso vi spiego perché non sono nella mia solita postazione, nella mia camera. Ho appena fatto un ordine da Burger King per un semplice motivo. Warren Buffett dice sempre: bisogna sapere su cosa si investe, bisogna capire su cosa si investe. E io voglio capire se è possibile veramente replicare la carne, il sapore della carne, tramite degli hamburger totalmente vegetali. Come sicuramente sapete, esistono molte aziende che si pongono come scopo quello di replicare la carne, quindi non quegli hamburger brutti che conoscete, che sono fatti con le piante, si sente che sono fatti plant-based, ma degli hamburger proprio che hanno come scopo quello di replicare il sapore della carne al 100%. Una delle aziende leader che si sente sempre nominare riguardo a questo è Beyond Meat. Ma adesso, quando arriverà l'ordine, andremo a provare gli hamburger di Burger King che sono da poco usciti in Italia e sono 100% vegetali, ma dicono che sapranno di carne. Ho ordinato pure le nuggets che vogliono replicare il sapore del pollo, sono 100% vegetali anche quelle, ma adesso andremo realmente a vedere se sarà così oppure no. Questa qui è la postazione dove registro i video, vedete che c'è il green screen e poi appunto cambio lo sfondo. Metto quello sfondo che vedete sempre, siete abituati a vedere. Ma adesso, intanto che aspettiamo l'ordine, andiamo a vedere che cosa sono questi hamburger e perché in futuro potrebbe essere necessario investirci. O comunque non necessario, ma sarebbe una buona idea farlo. Adesso ho qui il computer e sto vedendo che gli hamburger che ho appena ordinato di Burger King sono prodotti da The Vegetarian Butcher, che è appunto un'azienda simile a Beyond Meat, come vi ho già detto, che ha come scopo quello di replicare la carne e renderla accessibile a tutti. Ma voi vi chiederete come mai replicare la carne se già la carne esiste, se già c'è, perché non comprare la carne ma comprare un'alternativa vegetale? Oltre che potrebbe far piacere moltissimo ai vegani, e io devo ammetterlo, sto provando a mangiare meno carne, sto diventando sempre di più vegetariano, non dico vegano in quanto le uova e il latte ancora le mangio, ma sto cercando di eliminare la carne. Ma vi chiederete perché? Perché c'è questo bisogno di creare questi hamburger vegetali che sanno di carne? Perché dovresti eliminare la carne? Beh, ragazzi, la carne rossa in particolare è provato scientificamente che è cancerogena. E come vi ho già detto in tanti video, oltre a preservare le vostre finanze e stare attenti agli investimenti, è anche utile preservare la salute, in quanto senza di quella non si potrebbe fare niente. Oltre alla carne rossa, anche le carni bianche sono sospette di essere cancerogene, ma ancora non ci sono certezze al 100%. Comunque ci sono un sacco di benefici nell'eliminare la carne, ma non ne parleremo in questo video in quanto non è nemmeno questo lo scopo del mio canale. Vi rimando ai video di Luca di Scacciati che ho già nominato in altri video, trovate il link del suo canale lì sotto che lui ne parla ed è davvero bravo. Ok ragazzi, mi è arrivato il messaggio del corriere, quindi adesso scendiamo a prendere l'hamburger con le ciabatte dei Simpson. Eccoci qua con il nostro ordine, adesso andiamo a provarlo. Prima però di andare a provare il panino, vi spiego perché secondo me ha senso investire in futuro, ma anche adesso, in questa nuova rivoluzione, andando proprio a prendere le parole del fondatore di The Vegetarian Butcher, ovvero coloro che forniscono gli hamburger per i panini del Burger King. Jab Cartwheg, fondatore di The Vegetarian Butcher e agricoltore di nona generazione, ha dichiarato: "Quando ho avviato The Vegetarian Butcher 9 anni fa, il mio obiettivo era quello di diventare il più grande macellaio del mondo, creare prodotti per gli amanti
piatti e la carne con l'ambizione di offrire lo stesso gusto e far vivere la stessa esperienza ma a base vegetale. Lavorare con Burger King su Rebel Whopper è stato fantastico e non vediamo l'ora che tutti i clienti di Burger King possano assaggiarlo. Ecco il motivo per il quale secondo me questa è una vera e propria rivoluzione. Questi panini non sono indirizzati prettamente a chi è vegano. Certo, chi è vegano ne sarà contento, ma sono indirizzati soprattutto ai consumatori abituali di carne, per fargli capire che esiste un'alternativa e quindi invogliarli a comprare questi prodotti, in quanto il lato di marketing è tutto indirizzato verso i compratori abituali di carne. Secondo me questo è il vero e proprio punto di svolta, in quanto vendendo solo ai vegani, quindi scrivendo sulla confezione prodotto vegano, pubblicizzando proprio il fatto che sia vegano, c'è una nicchia veramente ristretta di persone che lo vorrebbero comprare. Invece in questo modo, dicendo che replica perfettamente il sapore della carne, prende molte più persone e magari fa disabituare alcune persone a mangiare la carne e quindi può beneficiare la salute di queste persone. Poi Hanneke Faber, presidente Unilever Foods and Refreshment, ha dichiarato: a meno di un anno dall'acquisizione dei Vegetarian Butcher nei Paesi Bassi, siamo entusiasti di collaborare con l'iconico marchio Burger King in Europa. Il nuovo Rebel Whopper, proposto da The Vegetarian Butcher, offre agli amanti della carne una favolosa esperienza senza carne. Non vediamo l'ora di iniziare a realizzare il sogno del fondatore Jaap Korterweg di diventare il più grande macellaio del mondo. Anche Burger King si è espressa in merito a questo hamburger, dicendo che secondo loro sarà una rivoluzione e che piacerà a moltissimi dei clienti abituali di Burger King. Ma quindi adesso, bando alle chiacchiere, andiamo subito a provare questo nuovo Whopper. Ah sì, e ci sono pure i nuggets, come vi ho già detto. Andiamo a vedere se stanno di pollo. Eccoci qui ragazzi, siamo in cucina e adesso ecco il plant based Whopper. Devo dire, packaging molto molto invitante, molto bello. È un panino bello grosso. Qua ci sono le nuggets, ma la confezione non fa presagire che siano vegane. Io direi di iniziare con le nuggets. Intanto, eccole qui. Ragazzi, sembrano di carne. Andiamo a vedere. L'odore non sa tanto di carne, devo dire. Ecco qui, sicuramente non metterà fuoco, va bene. Proviamo. Allora ragazzi, si sente che non è carne, ma se non mi avessero detto, cioè se ci fate caso si sente un pochino che non è carne, ma se non mi avessero detto che questo qui non è pollo, io non mi sarei accorto di nulla. Andiamo a riprovare. No ragazzi, è pollo, 100%. No. Oddio, questa mi ha stunnato, ma io... Vediamo da plant based nuggets. Sì, sono le nuggets plant based. Oddio, sembra pollo. Ragazzi, sono scioccato, non me l'aspettavo. Cioè, lo speravo, ma non me l'aspettavo. Adesso andiamo a vedere pure il lato economico. Costano 6 nuggets 5,20 €. Un prezzo eccessivo, secondo me. Ma per delle nuggets normali, per questo tipo di prodotto, un nuovo, veramente un'innovazione totale, secondo me ci può stare. Ma adesso andiamo ad aprire il Whopper. Ok ragazzi, è veramente... oddio, ma che è? Ma ragazzi, ho trovato della plastica. È plastica. Questo è inaspettato. Vado a controllare se che non ci sia altri oggetti misteriosi all'interno. Come vedete, questa è la carne. Ok ragazzi, non perdiamoci più in chiacchiere, anche perché si sta scaricando il cellulare. Andiamo a provare l'hamburger. No ragazzi, devo un attimo spezzare un po' di carne. Si sente che non è carne dalla consistenza, ma non si riesce a vedere. Vediamo. Allora, c'è un retrogusto non tipico della carne, un po' ferroso, ma è... cioè, sembra carne, nel panino non si sente la differenza.
Allora ragazzi, io mi voglio finire questo panino, brevi conclusioni. Sì, secondo me è un buon investimento a grandi linee, poi potrebbe esserlo, dipende dalle varie aziende, bisogna fare analisi più approfondite, ma in sé il prodotto funziona. Dovrebbero un attimo rivedere i prezzi, in quanto il menù l'ho pagato 8,90 euro del Wooper, le nuggets veramente eccessivo secondo me per diffonderlo, poche persone le prenderanno. Poi non so, magari questi sono i prezzi delle nuggets normali pure, non lo so, non ci ho mai fatto caso. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervene nemmeno uno. Poi se volete supportare il mio duro lavoro e volete farmi recuperare i soldi di questo investimento, lasciate un like e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video.